Cotronieri. Sì. Polo. Sì. Scolini. Presente. Brunetti. Pregnano. Sì. Massignano. Costantini. Presente. Falco. Sì. Montemezzi. Presente. Olivieri. Presente. Moreschi. Presente. Allora, ho due integrazioni da fare. Allora, nel punto quello, la deliberazione 43, che è l'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, avevo detto, ve lo scrivo comunque, sono poche cose, avevo ribadito l'importanza, che non vedevo comunque riportata, dell'adeguamento e dell'ammodernamento del sistema fognario, che ho anche visto comunque qualche giorno fa, che era grave la mancanza di riferimenti in merito a quel punto. Mi sembra il sindaco, ma potrebbe essere stato anche il vice sindaco, mi rispose che non era presente in quanto era competenza di lui probabilmente di Acqua della Mese, vado a memoria. Quindi il riferimento verso il sistema fognario, quella direi che fosse effettivamente messo, perché non c'era scritto. E me lo ricordo, va bene. Ok, e mentre una considerazione, questa sera finalmente torniamo a fare un consiglio comunale in orario decente, visto che gli ultimi due, al di là di tanti bei discorsi fatti, comunque qualche consiglio comunale fa, sono stati fatti uno il 26 giugno alle 3:30 del pomeriggio, dove si parlava non di poca cosa, ma si parlava di IMU, di piano delle opere triennali, di bilancio di previsione, e quello successivo, ne riteniamo abbastanza scandaloso, quello del 16 di agosto scorso alle 7 di sera, con un unico punto all'ordine del giorno, dove oltretutto la cosa grave, al di là dei 3 minuti che sono comunque durati, perché alle 7-4 minuti eravamo dentro, penso ci fosse anche la gente che ha 4. Anzi, è buona cosa che si sappia che in 3 minuti comunque, da quello che ci è stato riportato anche da persone comunque presenti in sala, si è assistito, ripeto, in 3 minuti alla presentazione da parte del segretario comunale, che oltretutto era un sostituto di quello che c'è di ruolo, quindi ha fatto la propria presentazione. C'è stato l'appello di 13 consiglieri tra sindaco, consiglieri e assessori, c'è stata la spiegazione dei punti in ordine del giorno, la votazione e un'ulteriore votazione per immediata eseguibilità. Questo nel giro di 3 minuti, perché forse leggendo dalla stampa è difficile, perché alle 7:04 eravamo qua dentro, non c'eravate più. Non è vero. Gara si era risentito alle 7:04. Esatto. Non è vero. Ma è vero solo perché ti senti. La cosa, oltre al fattore comunque tempo, la cosa ancora più secondo noi grave, allo stesso tempo è che c'era un punto all'ordine del giorno che poteva essere assolutamente inserito del nostro gruppo, che va in ordine del giorno questa sera, protocollato, era una mozione nello specifico, protocollato il 26 di giugno, quindi era stato protocollato più di un mese e mezzo rispetto a quella, prima rispetto a quella data, e non è stato inserito in ordine del giorno. E ho visto questa sera, sempre dall'ordine del giorno, che c'erano anche 2 punti comunque di Moreschi che erano stati protocollati ancora credo un mese o poco meno rispetto comunque sempre alla data di convocazione. Piuttosto, di visto che si parla comunque sia di soldi pubblici, e visto che al di là di noi che mancavamo ci sono stati dei consiglieri comunque di maggioranza che hanno percepito in gettone per un certo punto l'ordine del giorno, proporrei, dopo la cosa naturalmente decidete voi se farlo o meno, data l'inutilità, se vogliamo, di quel consiglio comunale, al di là che bisognasse farlo per motivi comunque di regolamento, perché la surga di benedifenza andava fatta in un tot di giorni, però credo che se il punto successivo sarà quello della destinazione comunque dei fondi pro terremotati, credo che versare quei gettoni, anche quelli per quel tipo di utilizzo, forse sarebbe un qualcosa di più serio rispetto che prenderli per un ingiustificato comunque consiglio. Mi sento di dire, dopo darmi il mio intervento, di fare comunque benvenuto al nuovo consigliere, a ringraziare comunque anche il consigliere Pesco,
tra poco, che comunque ha dato nei mesi che c'è, non vedere se ritroviamo tutti e due adesso negli stessi banchi dopo che abbiamo fatto 5 anni con lui da sindaco, io da consigliere comunale di minoranza, mi sento di dire che al di là degli scontri politici che comunque ci stanno, c'è stato credo un rispetto personale tra le parti e comunque penso che sia una cosa che viene prima anche alla fine delle scelte politiche. Quindi auguro buon lavoro anche a lui, abbiamo comunque una minoranza da portare avanti ciascuno per i propri intendimenti, però benvenuto da parte del nostro gruppo consigliere, mi sembra tutto. Sono anch'io la sono nuovo consigliere, ringrazio anch'io il consigliere Pezzi che ha sicuramente supporto a questo consiglio per quanto riguarda il consiglio del nostro gruppo, ha già versato non solo il gettone ma anche altro per quanto riguarda i termotanti, quindi ha la sua capire che lui ha fatto. Innanzitutto buonasera a tutti, la manifestazione innanzitutto di un compiacimento, di motivo di soddisfazione di poter ritornare in consiglio comunale questa sera, anche della minoranza, ho avuto anche l'onore e il privilegio di poter sedere il banco del sindaco e mi associo tanto detto dal sindaco e anche dal consigliere Falco che ringrazio per l'apprezzamento che è stato svolto nei confronti del consigliere divisionario Stefano Arrigo, al quale io personalmente, il gruppo che rappresento, siamo esprimere un sentito ringraziamento per l'impegno che ha profuso, per la serietà con cui l'ha profuso, la pacatezza che lo caratterizza con il quale si è applicato nell'incarico, al quale faccio tanti auguri per i suoi impegni di lavoro, soprattutto di famiglia, visto che sembra che abbia buone comunità dal punto di vista familiare, e così mi sembra doveroso da parte mia ringraziarlo per quello che ha fatto sino ad ora. Fatto questo, io nell'ultimo consiglio comunale il consigliere Pezzi non era presente, mentre per quello fissato in via straordinaria e urgente il 16 di agosto alle ore 19 con comunicazione inviata sottoscritto il 14 di agosto alle 10 della mattina, non posso esimermi da ripetere questa sede, visto che quella sera non ci è defugata la possibilità, una mia personale reprimenda e censura nei confronti di questa amministrazione, e non mi faccio una questione di minuti, anche se si potrebbe farlo, non ha avuto la correttezza, la cortesia o quantomeno il rispetto istituzionale nei confronti delle minoranze di attenderle, come del resto per mio costume ho sempre fatto quando ero sindaco, pur sapendo il sindaco e altri amministratori che sono scritti erano gli interessi dell'area municipale e siamo entrati attestando la nostra presenza a Gigi. Vedi, il sindaco non è un problema di 3, 4, 7, 10 minuti. Il problema vero è che si deve avere rispetto ai consiglieri di minoranza, perché i consiglieri di minoranza sono stati eletti come questa maggioranza, democraticamente, e rappresentano un elettorato che tra parentesi non è di poco momento, consiglieri, visto che siete stati tutti solidali nell'alzare una faccia di bronzo la volta scorsa. Ma è una minoranza che con 4 consiglieri, ve lo ricordo, rappresenta i 2/3 del paese. I 2/3. Allora, posto che qualcuno cerca di far passare l'idea che si sta a fare bene gli spritz e si arriva con 3-4 cose in 2 ordini di ritardo, voi dovevate avere maggior rispetto. E maggior rispetto di quella cittadinanza che questi consiglieri rappresentano. Io personalmente non dovevo neanche essere presente qui, però, visto che la comunicazione mi è stata portata in via, ribadisco, straordinaria e urgente il 14 di agosto per il 16 di agosto, quantomeno nei confronti dei miei colleghi consiglieri, che una giornata post Ferragostano potevano benissimo stare altrove, un minimo di rispetto potevano averlo. Tanto più laddove, ad esempio, l'assessore Polo era con me al pomeriggio ad un funerale, sapeva che ero presente.
tanto più laddove il consigliere Pasqualini Lucio sta uscendo alle 7:02 minuti dal cancello del municipio con la sua macchina, tanto più le nostre macchine erano già parcheggiate lì dentro. Allora, arrabbiatevi, vogliamo fare una battaglia di forma, io non la faccio, io credo solo che bisognerebbe che ammetteste, perché questa è la vera verità, che voi avete paura e temete l'opposizione, e quando uno teme la cosa più facile è scappare. Bene, secondo me il 16 di agosto questa amministrazione è scappata dall'opposizione, è scappata dall'assunzione dei propri impegni e dei propri doveri istituzionali, e qualcuno soprattutto dell'amministrazione non venga a fare i paralleli con i treni che partono, ma provveda semmai a rispondere con la stessa puntualità e con la stessa tempestività che professa alle istanze che vengono risolte dai cittadini e che non vengono riscontrate nemmeno per iscritto, specie anche quando sono ex amministratore. E chi deve capire credo che ha capito benissimo. Questo è, secondo me, è un caposaldo. Ho amministrato 5 anni, ho atteso uscite, entrate tardive, ho mai negato nessuno la parola. Sì, sì, ma se vuoi mi puoi interrompere, no, se vuoi commento, ci sono 10 minuti. Ci sono 10 minuti, non li ho ancora superati, sindaco. Questo è l'ennesimo dimostrazione che ha paura di quello che si dice. E allora io dico, abbiate maggior rispetto, e siccome si professa sempre da parte tua, sindaco, il rispetto di criteri di democrazia, pluralità, compartecipazione, inizia a dimostrare anche da queste piccole cose, perché non sono i mezzucci di gioco di regolamento che disciplinano la battaglia politica nell'ambito di un consiglio comunale, ma semmai nel confronto e nel rispetto degli avversari. Questa è la verità, se no è inutile pensare di poter chiedere quando dall'altra parte ti sei i primi a mostrare la disponibilità in questo senso. Io sono seduto qui quest'oggi, farò la mia parte di oppositore cercando di farla con puntualità, cercando di farla, se ce la farò, con le mie poche competenze o tante, e con la mia presenza, e sicuramente cercherò di incalzare questa amministrazione ad agire per il bene di Nogara, a cercare di fare le cose che vanno nell'interesse di nogaresi e non di singoli privati, e cercare a sollecitare di portare avanti quel programma che avete esposto i nogaresi per il quale siete stati votati. Programma che a distanza di un anno e mezzo non solo non se ne vede la luce, ma non si capisce nemmeno che cosa state facendo. Questa è la verità, perché non è stato fatto nulla. Prima c'era un problema di patto di stabilità, ora non c'è neanche più quello. Io sarò ad incalzarmi sulle scelte, e laddove verranno fatte proposte costruttive nella direzione del Paese, non farò mancare la mia disponibilità a partecipare continuamente anche con voto favorevole, sempre nell'ottica di fare il bene non tanto di una coalizione a cui appartengo, quanto nei confronti di questo Carrese, che a parere mio merita maggiore attenzione, maggior rispetto e maggior puntualità da parte dell'amministrazione. Grazie dell'intervento, solo che io sono convinto che lei esprimerà in questo consiglio tutte le capacità che ha espresso da sindaco, che hanno dovuto rispondere che già ha avuto in seguito la parte. Prego. Ringrazio anch'io Oliviero, gli do il benvenuto, saluto Fessi, gli faccio tanti, tanti in bocca al lupo per il futuro. Come diceva prima Oliviero, su Facebook, no, è scritto che chi arriva in ritardo ha sempre torto. Può darsi sia anche vero, non lo metto in dubbio. Sono convinto che chi è maleducato ha sempre torto, quello sono sicuro. E insomma, il fatto che noi eravamo qui alle 7:04, che non testa anche la gente terzi, voglio dire, dopo insomma 7.09, 7.04, 7.05, cioè qua mi fa zugare all'otto. Va benissimo tutto. Di fatto potevi aspettare un minuto in più e poi insomma. Voi siete la maggioranza, fate quello che volete. No. Sì? Fate quello che volete. Detto questo, ne risponderete di quello che fate. Perché, cioè, 4 minuti, insomma. Se tutti e tre eravamo in bagno, visto che è sempre qui che quando viene a votare stavate in bagno, non so, ormai una. So. Comunque, acqua passata, non macino più. Vabbè, va bene, è successo quello che è successo. Saremo in un puntualissimo, vero, 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 vero. Ringrazio, vediamo. Grazie per averci a posto.
paura quando parlo. Però, però volevo solo dirti, sindaco, che siccome Fezzi non era presente, io la volta scorsa non ero presente, io mi astengo. Sei il nostro portafoglio, ecco, una bene. Che sei presente tu, guadagniamo. Mi fa piacere. Prego, favorevole. Competenze e capacità
dottor Ferraro con cuore in discussione, quindi la scelta opportuna e competente. Su quanto ha detto il consigliere Farico, se avere io quando amministravo avevo la disponibilità del segretario al 50% di orario, sono gare in convenzione con altri comuni, il servizio veniva svolto e la presenza era di supporto a tutti gli uffici, non solo agli amministratori. Quindi io mi auguro che anche per il mio lavoro, penso del segretario stesso, ma di tutti, se si riesce, se so cosa significa in questi momenti la spesa di gestione del personale, se si riesce a riportare a una gestione qualificata, non in questa sede, questa sera, semmai prossimamente al 50%, credo che sia una risposta che si dà agli uffici, che si dà agli amministratori e si dà anche alla cittadinanza. Per questo ringrazio Falco per quello che ha detto, perché comunque è un atto di onestà intellettuale aver messo quanto hai appena detto in ordine alla gestione del servizio in convenzione con l'Isola della Scala dei vigili urbani, che non peraltro andavano solo a fare una convenzione sulla gestione di un servizio, ma anche a quella di avviare con il comune con termine con il quale per una serie di questioni si spera, si augura di poter avere maggior continuità, si pensava di poter condividere un'esperienza anche di gestione che comunque ha funzionato, pur forse con qualche difficoltà di natura tecnica. Quella convenzione però che di fatto è stata sciolta e la vera verità è che l'avete detto voi, l'avete scritto voi, l'avete mantenuta soltanto per la gestione di eventi tipo la festa della sostituita con un nuovo console. Esatto, no, però quella convenzione, dico. E per un periodo noi di fatto ci siamo trovati ad avere solo due agenti in forza presso il nostro comune, dico bene, sindaco, la Terzi e la Carrara. Se non che poi d'agosto è rientrato il padre dell'assessore Poltronieri, che era andato in distacco presso il giudice di pace, adesso è rientrato, quindi abbiamo tre unità, però la verità è che per un grosso periodo noi abbiamo avuto grosse difficoltà di gestione. Allora, la mia non vuole essere la classica ricca per dire, prendo spunto da quello che ha detto Falco per dire che questa convenzione del segretario è la dimostrazione, come lo era quella dei vigili urbani, che tra comuni bisogna cercare di sviluppare attività di convenzione o di cogestione di servizi, primo per cercare di implementare piante organiche, secondo per cercare di migliorare l'offerta di servizio. E quindi a coloro che quando io amministravo criticarono a man bassa e in maniera, non dire su sindaco perché loro non c'eri, criticarono a man bassa quella convenzione che però ribadisco funzionò, adesso dico bene, vedete atto, prendete atto che bisogna andare in quella direzione lì. Quindi faccio anche la mia dichiarazione di voto favorevole per il rinnovo della convenzione per la durata di un anno. Non so se il comune di Isola Scala si è già espresso in materia, perché comunque capo fila prossimamente lo farà, e auguro al segretario comunale, il dottor Ferrara, tra mille maroni avere sempre il buon lavoro di noi. Bene, sono altri interventi, volevo dire che io sono perfettamente d'accordo, se il dottor Ferraro questi non è noi, oggi la convenzione è questa, non abbiamo margini, anzi devo dire che proprio conoscendo il valore del dottor Ferraro, il comune che c'è della Scala, ha fatto, tra virgolette, questa concessione al nostro comune di concedersi in parte sulle grazie anche con i rapporti che abbiamo. Devo anche dire che c'è disponibilità assoluta da parte del segretario quando c'è necessità di essere presente. Ricordo solo che la convenzione che qui è stata trovata recentemente da parte della regione è una nuova convenzione con un nuovo distretto che comprende 8 siamo ancora in grado, ci sarà presto un concorso per avere un nuovo comandante generale.
novità, che io ribadisco ancora, che era uno dei punti di campagna elettorale nostra, è che questa nuova convenzione non prevede la sede unica di Isola della Scala, anche la nuova convenzione tra distretti prevede tre punti di supporto, che credo sia la cosa giusta, che saranno Novara de Rocca, Isola e Nogara, e un comandante generale che coordinerà tutti i servizi. Quindi credo che anche la nuova convenzione del giornale. Quindi non la vecchia proposta di legge regionale Giorgetti fatta nel 2009, è quella, aspetta, ma però ci sono dei sub, ci sono dei sub. Ci sono dei sub, dei sub, no, dei sub, un attimino siccome sono cose recenti, tra l'altro deliberate nell'agosto, verso fine agosto di quest'anno, la regione ha modificato gli ambiti distrettuali proprio perché in tanti distretti non si è riusciti a coalizzare tutti i comuni per arrivare a chiudere il distretto. Quindi, a suo tempo si oppose Bologna. Sì, infatti Bologna, Salizzone e Coccamarese sono andati in un altro. Allora, i comuni hanno fatto richiesta di cambiare gli ambiti del distretto e la regione ha accolto queste richieste, quindi dove non si è riusciti a chiudere il distretto sono stati creati degli altri distretti. Comune di Nogara, sempre di Isola Scala, gli altri comuni dell'Unione e del comune di Sorgà, e praticamente oggi formano un nuovo distretto che si chiama comunque sempre Verona, distretto VR5A, però la popolazione è diminuita, siamo passati dai 45.000 che erano prima, adesso siamo 31.000 circa. Quindi praticamente le cose sono come prima, soltanto che dove c'è stata questa modifica, dove non si è concretizzato il distretto originario, si è costituito questo nuovo distretto. Quindi la regione ha fatto questa delibera e adesso, siccome i sindaci si sono trovati, prossimamente anche il Consiglio Comunale ritornerà all'approvazione del nuovo anno. Ci sono ulteriori richieste, mentre in votazione le nuove convenzioni di gestione in forma associata tra i comuni di Isola della Scala e di Nogara del segreto di segreteria comunale, favorevoli? Astenuti? Due? Contrari? Nessuno, mi pare. Due? Sì. No, no. Due astenuti. Come fai? Immediata civiltà, favorevoli? Immediata civiltà, favorevoli? Contrari? Astenuti? Uno, un astenuto. Sempre lì. Punto 3, abbiamo eventi sismici dell'Emilia Romagna, protocollo di intesa con l'ordine degli ingegneri di Verona e Provincia per la collaborazione ai fini della gestione delle emergenze in area geografica di fuori del cratere. Ci dice segno per quello che si è intanto faccio anch'io un benvenuto al mio consigliere di governo Luigi Olivieri. Siamo ritrovati in questa sala, come ho detto, per il piacere degli amici con quale abbiamo caso. Penso che comunque la sala del Consiglio Comunale sia aperta per il dialogo e anche per tutte quelle iniziative che vogliamo portare avanti. Chiaramente non siamo come parlamentari della Campania mai, chiaramente anche opinioni o giudizi diversi possono essere interpretati da noi e portati avanti con qualche suggerimento. Mi dispiace per perché ripeto, Nogara, come del resto anche l'Italia, ha bisogno comunque di persone che portino avanti l'attività politica che, se espressa, come ho sentito le parole di prima, nel giusto modo, è anche una forma di volontariato e forse l'altra forma di volontariato, cioè fare bene al paese che vuol dire voler bene al proprio paese. Quindi, dopo questa premessa, passo al punto che riguarda, come avete visto, che ho trovato in cartellina, il discorso purtroppo ahimè di quello che è successo nella vicina Emilia, diciamo che ha toccato anche la nostra zona, anche se per fortuna a livello più forse paura